Allora, da Rio Grande do Sul abbiamo un amico originario di Pomponesco. Com'è che ti chiami? Gioelmir Marcos Grassi. Quindi la tua famiglia era la famiglia Grassi? Giusto. E di dove sei? Pomponesco. Pomponesco, in Brasile dove abiti? In Frederico Westphalen. Che sarebbe vicino a? Al nord del Rio Grande do Sul, vicino a Passo Fundo più o meno. Ah, Passo Fundo, quindi sì. Sei ai confini con un altro stato, Passo Fundo, con Santa Caterina. Pertenzio in Rio Grande del Sul. Sei vicino a Erechim allora? Giusto. A Erechim io ci sono stato, vi è un'antichissima emigrazione di questa zona. Giusto. Tu ti ricordi quando è partita la tua famiglia? 1886. Quindi c'è un ricordo ancora fortissimo. Giusto. E cosa ti hanno raccontato? No, il mio bisnonno è battezzato in 13 del febbraio del 1850. È sposato qui nella chiesa della Santa Maria Assunta di Pomponesco, giusto, con Maria Manghini, figlio di Stefano e Giuseppa Grazzi, di questa regione vicino al fiume Po. Ed è la prima volta che viene in Italia? Giusto, prima volta in Italia. E sei arrivato attraverso l'associazione dei veronesi nel mondo? Giusto, questo mesmo. Perché vi è una fortissima presenza veneta? Giusto, vero. Bene, ben arrivato, siamo a Pomponesco. Siamo vicinissimi all'argine del Po, questa è l'antica chiesa.